Il primo gol lo segna la rappresentativa della Gendarmeria Vaticana contro la squadra di calcio a 5 formata da soli parroci della diocesi aretina. Penso che oltre ai nostri incontri, quelli di servizio pastorale, possiamo vivere insieme questi incontri di, a livello sportivo, cioè, e quindi vivere un momento, un pomeriggio, una sera, ecco, insieme giocando. Penso quell'elemento di hobby, di stare insieme. Siamo nei campi dell'Olmo Ponte ad Arezzo. L'occasione di questa partita è un torneo in ricordo di un prete calciatore, Don Paolo De Grandi, scomparso per un malore proprio in un campo da calcio nel 2016. Don Paolo lo conoscevo, ho giocato qualche partita contro di lui a livello amatoriale, abbiamo spesso discusso, litigato in campo, perché era veramente una persona, oltre a essere un gran calciatore, perché era veramente un calciatore bravo, era anche uno che non voleva perdere, era un vincente nell'animo. La Clericus Arezium è nata poche settimane fa, al suo attivo già altri incontri, sempre con scopi benefici, ma alla fine, come ci racconta Don Salvatore, ogni domenica si gioca una partita. Cosa ci unisce nella domenica, ognuno dislocato nelle proprie parrocchie? L'Eucaristia, la messa. Qui ci unisce il gioco del calcio con un pallone che deve essere passato nel miglior modo possibile per poter andare in rete, lì ci unisce l'Eucaristia, celebrata nel modo più bello possibile e anche più autentico. Ma bisogna anche attaccare, Francesco, facciamoli salire un po'. Ad Alberto, più là!